Ringrazio la signora Circosta, tutti i genitori e tutti i ragazzi che oggi sono venuti alla cittadella Iole Santelli e con i calabresi più delicati che ricostruiremo questa Calabria delicata e gentile, questa Calabria umana che ha bisogno di maggiore attenzione, che ha bisogno di maggiore umanità proprio, perché io ritengo che la politica o riveste i panni della gentilezza e della cortesia, dell'attenzione, della disponibilità e poi che si metta sotto a lavorare soprattutto per le persone che hanno meno possibilità di difendersi da soli da tutto quello che la società purtroppo può offrire anche di pericoloso, o ricominceremo da lì o non riusciremo a ricominciare. Noi dobbiamo costruirla questa Calabria nuova, questa Calabria che nel mondo si presenti per quello che è sempre stata, una terra di grande accoglienza, una terra di grande convivialità e una terra della famiglia, dove i figli e i genitori sono sempre uniti, comunque siano i figli e comunque siano i genitori. Quindi grazie. Oggi la cittadella Iole Santelli si è illuminata di girasoli, sono i fiori che rappresentano maggiormente la luce, quindi grazie a voi per averla portata questa luce delicata e gentile in questa cittadella che ha cambiato colore e ha cambiato anche messaggio da lanciare in giro per la Calabria. Grazie di cuore, grazie ai girasoli della Locride, grazie a tutto quello che fanno, grazie a questa difesa anche dell'impegno sportivo dei ragazzi più delicati, perché attraverso lo sport, e loro hanno un bellissimo motto che recitano sempre, e questa è una cosa molto che mi ha colpito il cuore, attraverso lo sport hanno creato quella coesione che a volte è un po' più complicata da raggiungere. Grazie, grazie di cuore. Parafrasando il noto film Una giornata particolare, io direi che questa è stata veramente una giornata particolare, anzi direi eccezionale. Noi sapevamo che della disponibilità umana del presidente Sperlin, ma non immaginavamo che potesse arrivare a questo livello. Ci ha spiazzato tutti quanti, questa sua affettuosità, disponibilità umana. Veramente ce ne andiamo con il cuore colmo di gioia e di questo ringraziamo l'uomo Sperlin, prima ancora che il presidente, perché abbiamo bisogno di persone che capiscano alle altre persone con le quali stanno si interfacciano. Grazie presidente, grande presidente, grazie. Nella qualità, diciamo, nella funzione che rappresento, devo ringraziare il presidente perché ha consentito soprattutto ai nostri atleti di conoscere l'istituzione e quindi di avere plasticamente l'idea che qualcuno vicino a loro c'è, perché il rapporto con le istituzioni magari a volte è sfilacciato e a volte si impersonifica attraverso soggetti che hanno una particolare sensibilità. Allora questo, e ringrazio davvero il Presidente, è motivo per me di gioia, perché oggi i nostri atleti sanno che c'è qualcuno accanto a loro di molto grande, con un ombrello molto comprente, che è la Regione Calabria, e quindi da oggi loro sanno che la Regione è accanto a loro e questo è un ottimo segnale. Ragazzi, io vi ringrazio veramente di cuore per essere venuti a trovarmi, non finisce qui perché adesso devo venire alle vostre premiazioni, va bene? In bocca al lupo.